Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Vuol dire la sua, dice una cosa molto seria, Moni: non credo che questa guerra sia combattuta per la democrazia, che non ci sono in qualche modo i buoni e i cattivi, questo sta dicendo Moni. Beh, è titolare di un'opinione, come ci ha detto, anche quasi normale, quasi banale, però che sia evidente quello che è successo, mi pare indubitabile. Poi è chiaro che ci sono interessi, sono gli interessi anche della Russia nell'aggredire, ci sono gli interessi dell'Occidente nel difendere. Ma quale guerra non si combatte per interesse? Purtroppo c'è la guerra. Io su questo resterei, ho sentito molte opinioni in questa mezz'ora, anche quello che ha detto Morelli. Salvini l'altro giorno alla conferenza per la ricostruzione è stato molto netto. Non è vero che c'è un posizionamento ambiguo sulla guerra e su quello che deve succedere. Adesso cosa può succedere? Io ancora non riesco a capire questo drone, chi l'ha mandato, no? Tutti hanno certezze. In realtà non ce ne sono, è diventata, come hai detto tu all'inizio, qualcosa che è diventato improvvisamente molto lontano da ciascuno di noi. È giusto Conte che ogni tanto si sveglia, dice qualcosa, però questa è una guerra sulla quale siamo rassegnati. Non possiamo essere protagonisti. Questo è il limite del conflitto in corso. E allora la domanda che hai fatto, PNRR, si possono usare quei soldi per le armi? Ma è evidente che se ci si deve difendere si usa di tutto. E se l'Europa dice va bene, è un motivo in più, non un motivo in meno. E allora io spero che la politica riesca a essere saggia in questo contesto. Molto c'è di propaganda. Quello che sta dicendo Conte non lo dice mica noi, lo dice la Schlein. Si vede, quella è la disputa per interesse, vorrei dire a Monavano. Sta parlando con la Schlein, ok? Sta parlando con la Schlein.